Felice, ecco qua, così tutti possono vedere la parola al dottor Conte. Grazie. Chiedo scusa se sono in una posizione un po' particolare, io devo ringraziare gli amici di San Severo, ringraziare Francesco Simonetti, ringraziare il signor sindaco Michele Saccomanno, perché stiamo percorrendo una strada un po' diversa da quella, dalla consuetudine della sanità italiana. Il nostro comitato, Milano Montinari, è un'associazione che è nazionale, presente in tutta Italia, in ogni regione, come vediamo, autonomo. Il nostro simbolo è una barca, come ve le spiegate, non abbiamo motori, ma soltanto il vento della sapienza e della volontà di conoscere. Il nostro intento è tutelare i nostri bambini e sinceramente è nato dalla volontà di molti genitori con bambini danneggiati dall'uso indiscriminato di farmaci, molti di questi dalle vaccinazioni somministrate. Il problema che stiamo cercando di trattare e di portare alla conoscenza non soltanto dell'opinione pubblica, ma anche di intervenire a livello parlamentare, perché abbiamo trovato in tutti questi anni dei muri di gomma, barriere di incomunicabilità, persone che non ci ascoltavano, rifiuti di dialogo con le università e con molte ASL, tantissime ASL, quindi quello che ha comunicato la Presidentessa del Comitato Puglia, alla quale rinnovo ufficialmente la nostra collaborazione e disponibilità non soltanto qui in Puglia ma sul territorio nazionale, quindi che possa farsi carico nei confronti del Comitato Nazionale, dimostrando la nostra disponibilità in ogni regione in cui siamo presenti di collaborare con le loro iniziative. Quindi chiedo che possa, che possa farsi carico di questo nostro messaggio. Poi vorrei anche sottolineare un'altra piccola cosa: ogni comitato che è presente in Italia è coordinato e gestito da appartenenti alle forze dell'ordine, sia dell'Arma dei Carabinieri sia della Polizia di Stato. Quindi siamo organizzati in questa maniera, sono genitori in gran parte di bambini danneggiati spesso dalle vaccinazioni, abbiamo avuto l'appoggio anche dei vertici delle nostre istituzioni, particolarmente sia della nostra sanità che con la Generalità dei Carabinieri, e stiamo lavorando in maniera molto capitale, non soltanto dal punto di vista assistenziale ma anche da altri punti di vista, in particolare perché stiamo scoprendo delle sinergie tra una sanità e una malavita organizzata. In Campania abbiamo deciso, come esempio primario, di dare un segnale su come si possa fare assistenza sanitaria a zero, quindi abbattendo i costi, requisendo le strutture della malavita organizzata, impostando un discorso di recupero, di assistenza nei confronti dei piccoli pazienti gratuita, utilizzando gli stessi capitali della malavita. È gestita, il primo esempio l'abbiamo fatto a Santi Principe, ne accennava prima l'avvocato De Matteis, e sinceramente abbiamo fatto con i nostri agenti un'operazione che partiva da Firenze, dal mio ufficio. Oggi abbiamo una struttura convenzionata con tre università, abbiamo requisito la casa del capocran Schiavone, conosciuto come Sabuca, è una struttura già convenzionata dove seguiamo tanti bambini disabili gratuitamente, l'abbiamo convenzionata con molti comuni, abbiamo abbattuto i costi della riabilitazione, stiamo facendo ricerca, abbiamo molti altri progetti e ci stiamo organizzando in altre regioni italiane. Recentemente in Calabria ho avuto disponibilità di altre strutture che ci consentiranno a costo zero, quindi assistenza gratuita nei confronti dei nostri bambini, e stiamo facendo quello che lo Stato, la sanità pubblica, fino ad oggi non ha mai fatto. L'abbiamo fatto senza un contributo di un centesimo di nessuna regione, di nessun partito politico, di nessun personaggio di spicco, ma soltanto con la operatività sociale dei nostri genitori e delle forze dell'ordine, perché abbiamo fatto anche molte cose belle come corsi di formazione e aggiornamento, con iniziative che sono nate spontaneamente dai carabinieri o dai nostri agenti, recuperando tutto ciò che era recuperabile dalle manifestazioni calcistiche, sportive e altro. E sinceramente, se non si ladra, le cose si possono fare, perché sono soluzioni veramente no profit, senza speculazioni da nessun punto di vista. Recentemente, grazie anche all'amico d'apporto dell'avvocato De Matteis, c'è la possibilità di avere delle altre strutture legate alla Chiesa,
ci danno promesse per il centro sud Italia, loro ci danno le strutture, noi diamo gli operatori e assisteremo le famiglie, quindi saranno strutture autogestite, non come i collettivi comunisti, chiedo scusa, ma a livello societario, quindi gratuito, con i volontari che operano con noi. Sono anche in divisa, mi dispiace, però a volte le forze dell'ordine fanno anche qualcosa di utile, non soltanto usare il manganello, ma anche assistere i piccoli bambini. Sono costretto a proiettare delle immagini, perché mi devo riallacciare a quello che ha detto il senatore Saccomanno, che io stimo personalmente, ci conosciamo da tanti anni, al di là del suo orientamento politico, lo stimo come persona e come medico. E sinceramente l'unica personalità politica, anche sanitaria, che ha aperto e si è esposto al nostro fianco pubblicamente nei nostri convegni, prendendo le posizioni decise, serie, chiare, senza mezzi termini, e per questo merita onore per quanto riguarda la sua esposizione. La nostra non è una lotta, noi vogliamo tutelare i nostri bambini, dare informazione e fare chiarezza. Tempo addietro mi trovai a Verona, intervenni in un convegno, un'assemblea di Piero Boschiavo. Io intervenni e ho chiesto aiuto pubblicamente ai presenti. Ho chiesto aiuto la prima volta che venivo a Verona, la prima volta mediante gli amici più presenti che ci hanno portato. E la cosa che mi ha fatto piacere è che i ragazzi di Piero hanno dato la loro disponibilità, hanno recepito questa richiesta di aiuto che esulava da qualunque discorso partitico o di interesse economico, perché non c'è economia in questo nostro discorso, siamo autofinanziati, velocemente quello che può, e siamo tornati come si era ragazzi, quando si agiva a livello dei singoli e con la coda di farina e niente di più. E la dimostrazione è questa: Pio ci sta dando una mano con i suoi ragazzi, ci siamo, non dico fidanzati, ma ci mettiamo come associazione, e sinceramente andremo avanti su questa strada. Abbiamo altre intenzioni, abbiamo non soltanto voglia di non cambiare le cose, ma mettere di fronte le autorità sanitarie, di fronte alle realtà. Noi siamo per la tutela della legge, per il rispetto delle leggi, per il rispetto dei più deboli. Non accettiamo le sopraffazioni che partono dalla volontà economica di multinazionali o di gente corrotta, di medici corrotti o di amministratori che hanno fatto la loro carriera soltanto per disgrazie altrui. Possibilità di recupero ce ne sono, non siamo d'accordo sulla impossibilità che da molte patologie non se ne possa venire fuori, ci sono tanti approcci terapeutici che lo Stato deve riconoscere, perché c'è possibilità di aiutare tante persone che altrimenti sarebbero soltanto frutto e oggetto di speculazione sanitaria e farmaceutica. Molte malattie possono così ridurre la loro gravità, si può star meglio, non parlo di guarigione, ma si può star meglio. E certamente questo discorso di poter portare una sanità migliore va in contrasto con quanto riguarda la scelta economica, finanziaria, farmaceutica delle multinazionali. Il malato, che non è più malato, non rende. Quindi mantenere un malato in uno stato di male, possibilmente di grave male, rende certamente a qualche personaggio. Poi farò un accenno a quello che ha detto Piero, è una cosa che forse non riguarderà, per quanto riguarda proprio l'uso di psicofarmaci. Chiedo scusa, ma devo andare di corsa, altrimenti ci perdiamo. Forse non procede. Cosa dice l'AIFA? Sto riportando parte di quello che ha detto precedentemente Michele Saccomanno. L'AIFA, che sapeva direttamente l'Agenzia Italiana del Farmaco, secondo l'AIFA i bambini risultano ancora una popolazione scarsamente indagata per quanto concerne l'uso razionale di farmaci, quindi una riconferma a quanto il senatore ci ha già illustrato con molta chiarezza. Vado avanti di corsa. C'è poca sperimentazione per i farmaci sui bambini, quindi questa è un'informazione che i nostri colleghi medici, le ASL, dovrebbero dare a noi. Quindi quando c'è un rapporto col medico bisogna ragionare, parlare con tranquillità, non prendere per dogma. Anche la Chiesa a volte ha i suoi dogmi, ma la medicina non ha dogmi, non c'è la certezza. Io ti do il farmaco e tu guarisci, non è assolutamente vero questo. La medicina non ha i dogmi, la medicina è in costante evoluzione.
Nei bambini c'è poca sperimentazione, questo è vero, è un fatto già riconosciuto abbondantemente, però non viene comunicato. Io non so se i miei colleghi pediatri abbiano mai comunicato ai loro assistiti che i farmaci che vengono prescritti spesso e volentieri non sono stati mai sperimentati. A volte mi si dice, sì, ma se dovessi dire il farmaco non lo prenderebbero più. Come faccio a curare un bambino se gli vado a comunicare ai genitori che quel farmaco non è stato sperimentato? Punto interrogativo. Non gli dico niente, il bugiardino perché faglielo leggere? Ma sì, sono tutte cose che vengono scritte per tranquillità, tipo sulle pacchette di sigarette, il fumo uccide, ma sì, tanto cosa vuoi che succeda? Bisogna metterlo per evitare un sacco di problemi. Ciò che diceva il senatore è sacrosanto, non è un discorso preorganizzato, ma è purtroppo è la tragica realtà. La FDA, la Food and Drug Administration, fa notare la pochezza dei dati sperimentali sui bambini. Pensate, nel 91 soltanto il 50% delle molecole approvate aveva una sperimentazione in pediatria. Nel 96, anziché aumentare, tale percentuale è scesa al 36%. Quindi che cosa significa questo? Significa che nel mondo delle multinazionali del farmaco, che purtroppo controllano come quelle delle banche, l'economia mondiale, noi abbiamo che sperimentare un farmaco, dare criteri di sicurezza per un farmaco pediatrico non rende. Quindi sperimentare, garantire un farmaco sicuro per un bambino non rende, quindi non conviene farlo. E mi riallaccio al discorso dell'avvocato Giuseppe Romero. Quindi non rendendo, perché l'industria deve impegnarsi economicamente su una sperimentazione che potrebbe soltanto fargli perdere tanti quattrini e tante possibilità di profitto? La FDA propone che le autorizzazioni potrebbero in futuro riguardare solo gli adulti e che nel post-marketing le ditte potrebbero effettuare successivamente le sperimentazioni sui bambini, i quali rimarrebbero peraltro in tal modo ugualmente discriminati. Quindi il post-marketing, quindi metto in commercio un farmaco, poi vediamo quello che succede successivamente. La FDA presume che queste mancate sperimentazioni consentono ai produttori un risparmio tra i 9 milioni di dollari e 16 milioni di dollari. Quindi io non sperimento, io multinazionale non sperimento, automaticamente il risparmio. E della salute del bambino chi se ne frega? Non se ne frega nessuno. I nostri pediatri, i nostri colleghi ci comunicano questa realtà, non credo proprio. L'ASL, avete visto mai nell'ASL un manifesto che dice, signori attenti che le sperimentazioni sui farmaci che non è stata mai fatta e i farmaci che vengono somministrati non sono caramelline? No, oggi il farmaco guarisce, col farmaco sta bene, ma non ti dicono che sperimentazione non è stata fatta. Vedremo anche successivamente, queste non sono opinioni, sono dati che è giusto che il cittadino debba sapere. Quello che sta accadendo è che in questo grande caos, il senatore ci ha detto, non c'è ancora una legge, è tutto fermo lì. Però chissà perché è già stato stanziato e stabilito che i farmaci per i bambini nei prossimi 10 anni avranno circa 2,5 miliardi per le ricerche. Quindi hanno già stabilito, e non c'è ancora una legge, queste sono informazioni che sono già entrate nel circuito della farmaceutica nazionale, parliamo dell'Italia, che ci sono già dei centri di eccellenza, tipo i bambini Gesù di Roma, dove ci sperimenteranno farmaci. Cosa vuole? Cosa significa? Significa che in questi centri di eccellenza, tra virgolette, un genitore firmerà il consenso per il figlio, per la sperimentazione X, dove ti dicono che il farmaco dal bancone di laboratorio va direttamente al figlio, quindi c'è un rapporto diretto. Io sperimento, creo un farmaco per tuo figlio, e non sono boiati, sono fatti che sono presi ufficialmente dai dati tecnici che sono attualmente in circolazione. Quindi i prossimi 10 anni vedranno una rapida crescita delle sperimentazioni dei farmaci sui più piccoli, con investimento da parte dei privati stimato in oltre 2 miliardi e mezzo di euro per lo sviluppo dei medicinali pediatrici. I privati sono le multinazionali, non è lo Stato che interviene. Il flusso di risorse che innescherà un circolo virtuoso con una spinta propulsiva anche per le sperimentazioni no profit più avanzate come terapie geniche, i vaccini a DNA e la biotecnologia. Quindi c'è tutta una grossa campagna di investimento delle multinazionali su nuovi farmaci, quindi sui nuovi tipi di vaccini e in particolare sulla biotecnologia. Qui parliamo, da un lato, sentiamo la voce del pontefice che dice no alla violazione del nostro DNA, no alla procreazione intesa in vitro eterologa.
Da un altro lato noi abbiamo in ospedale del Vaticano, dove verranno sperimentate sostanze, farmaci, che violano il DNA, cioè violano l'essenza della vita, così come il pontefice, proprio stamattina ho ascoltato le sue comunicazioni, ha invitato a non seguire. Qui entriamo in una grande contraddizione etica. Da un lato uno ospedale Vaticano che fa sperimentazioni in questo senso, utilizzando il bambino come cavia, perché realmente sono cavie di laboratorio, dall'altro il pontefice che discute della etica, della bioetica, vietando la procreazione assistita con inseminazione eterologa, quindi da donatrice esterna, quindi che non sia la mamma naturale ma con la, così, il trapianto, diciamo, dell'uovo fecondato nell'utero materno, un'altra donna, naturalmente l'uomo. Però c'è questa cosa in altra lezione. Osserviamo le persone, sotto è un messaggio per sentire, ascoltare quello che accade o che un telegiornale comunica quotidianamente e quello che realmente succede. Però di questo fatto non ne parla mai nessuno. Però agiscono, hanno già stabilito, il senatore non c'è ancora una legge, hanno già stabilito una cifra, i centri dove queste sperimentazioni devono essere fatte. Qui parliamo di ufficialità. Hanno recuperato i massimi esperti del settore provenienti da molte industrie. Io lo so, hanno invitato la Commissione proprio per la situazione analoga, perché non si accettavano delle imposizioni farmaceutiche universitarie, sia per quanto riguarda la sperimentazione di farmaci oncologici, sia per quanto riguarda la sperimentazione di farmaci e l'uso di farmaci sui bambini, in particolare di alcune vaccinazioni che venivano fatte. Un funzionario del ministero mi ha invitato a entrare in polizia, cioè mi dottore, stia tranquillo, qui nessuno potrà far, non se lo potrà toccare. Mi disse questo il prefetto di Roma, quando arrivai a Roma a fare un buon corso dal mio poliziotto anziano, cioè toccare un funzionario di polizia vuol dire toccare tutta la polizia. Me ne sono reso conto, perché la polizia sta aiutando queste nostre iniziative sociali, perché si opera in maniera di rispetto della legalità e da un lato ci fa piacere. Se fino a qualche anno fa i farmaci venivano testati solo sugli adulti, in prevalenza sesso maschile, dal 2007 in Europa, per ottenere indicazione pediatrica e l'autorizzazione dell'Agenzia del Farmaco Europea, quindi EMA, i medicinali devono aver superato testi ad hoc, eseguiti proprio tramite il coinvolgimento del Senato Europeo dei bambini. Quindi così dico, bisogna sperimentare i farmaci sui bambini. Come viene fatta questa sperimentazione? Da un lato c'è la deroga, quindi io mi creo un mio comitato, cioè un mio esperto, io casa farmaceutica pago il professor Romero, farmacologo del Mario Negri di Milano, lui mi certifica che questo farmaco non crea problemi e questo farmaco per un anno è in commercio. Questa deroga ogni anno può essere ripresentata e questo farmaco è in commercio. Cosa accade? Che quel farmaco, io rappresentante, vado dal medico di base, faccio un esempio, medico di famiglia, medico pediatra in questo caso, e caro Giovanni, sai, c'è questo nuovo prodotto, facciamo un piccolo studio, ti do i farmaci gratuitamente per 10 bambini, mi compili queste schede e vediamo come va. Quanto mi dai per ogni scheda? Ma vediamo un pochettino se 200, 300 euro a scheda. Dico perché è così che si verificano questi meccanismi, non è sulla fantasia. Automaticamente si raccolgono i dati del trial, quindi il post marketing, automaticamente abbiamo tante carte messe su e alla fine si decide che quel farmaco non ti crea effetti avversi. Quindi, ma la cosa curiosa è che se c'è l'effetto avverso, spesso e volentieri non viene comunicato. Personalmente è accaduto alcuni anni fa, proprio qui a Bari, quindi in Puglia, di una sperimentazione di un vaccino, il P32, antivaricella, quindi sperimentazione pura, associato all'antimorbillo anti-MMR, ed è stata fatta presso l'ASL Bari 4. 1750 bambini vaccinati sperimentalmente nell'ASL,
ma pagati da chi? Da chi l'ha pagato? La Merkel americana, che con lo strano gioco di scatole cinesi, la Merkel americana non era in contatto con quella italiana, quindi qualunque danno che era preventivato nel corso dell'inflazione sarebbe stato pagato dall'assicurazione della Merkel americana. Questo è successo. Un fondo familiare ha chiesto il risarcimento danni, in questo momento, ma devi fare la causa in America. Vorrei sapere quale genitore di una classe sociale molto popolare, quindi economicamente un ambiente, abbia avuto l'economia necessaria per fare una causa risarcitoria in America nei confronti dell'America. Dico questo perché abbiamo già vissuto queste realtà. Quando si è arrivati con i buoni italiani, che è successo? Proprio a Bari, medici, CTU, nominati dal giudice, notoriamente legati al caso dei farmaceuti, hanno negato anche l'esistenza del farmaco. Ma questo è un farmaco che già esiste in commercio, ma se è un farmaco sperimentale, di uno più di 32, come può essere un farmaco che già esiste in commercio? Dico questo perché non è un aneddoto, sono realtà pesanti. I bambini cerebrolesi in seguito a questa sperimentazione, bambini che hanno avuto prima una piastrinopenia autoimmunitaria e ricoverati d'urgenza presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari, successivamente hanno presentato una sindrome autistica, un'encefalopatia grave, post-vaccinica. Questi bambini non sono stati ancora riconosciuti nei loro danni e le famiglie oggi sono sole, abbandonate nel loro triste destino. Quando la signora Presidente della Comima parla di questo, sono realtà che purtroppo noi viviamo tutti i giorni. E non ci ascolta nessuno. Ci troviamo di fronte a colleghi medici che negano l'esistenza del problema, sono fandonie, ma chi l'ha detto? Io ho invitato alcuni colleghi a vivere la mia vita quotidiana, o vivere con me nel mio ambulatorio, per vedere qual è il mondo che questi signori non vogliono riconoscere. Soltanto i dati del nostro possesso di pazienti che abbiamo seguito e in cui stiamo seguendo l'evoluzione della patologia, abbiamo oltre 5.000 casi di ragazzi e adulti danneggiati dalla vaccinazione, molti anche deceduti, con i riconoscimenti già avvenuti dello Stato. Ma si arriva ancora a dire non esiste il problema. Ma chi lo ha detto? Chi è questo che racconta queste fandonie? Li abbiamo invitati nei tribunali, qualcuno ha perso anche malamente, anche dei consulenti del Ministero della Sanità hanno fatto retrofront e il Ministero li ha messi da parte, perché hanno fatto delle figure meschine nel dibattimento pubblico tribunale di fronte ai giudici, che non possono più raccontare fandonie, come anche succede questo, signor Presidente. Quando nella ASL si va, e questa è la carenza di informazione che si verifica, fanno firmare al genitore, prima di vaccinare, una specie di liberatoria. Ci sono fermi qui, la gente non sa. Quello dovrebbe essere la firma insieme a un consenso informato. Il consenso informato, avvocato, che ha detto precedentemente, non viene certamente somministrato. Cioè tu firmi perché quasi fosse una pratica normale. Cosa accade poi in sede di tribunale? Bene che lo sappiate questo. Nel momento in cui io genitore mi accorgo che mio figlio ha avuto una sindrome autistica, quindi sapete cos'è l'autismo? È meglio, vabbè, una malattia abbastanza dura, comportamentale, molto molto seria, che coinvolge la famiglia e tutta la gente che è intorno alla famiglia. Questo bambino ha questa patologia, cerca di avere riconoscimento della legge 210/92, si rivolge anche a questo, benissimo. Il ministero ti risponde, ma la colpa non è nostra, è della mamma che ha voluto vaccinare. Dico questo perché stiamo parlando di risposte anche penali nei confronti di questi medici che raccontano queste cazzate. E la dottoressa del ministero è stata messa da parte dal ministero perché è stata sbugiardata dal sottoscritto a livello ministeriale. Cioè se abbiamo a che fare con funzionari ministeriali, non so se imbecilli o ignoranti, o in malafede, che siano pagati dei soldi nostri, noi contribuenti, penso che sia l'esagerazione. Faremo di furto o approbazione indebita nei confronti dei funzionari che sono ignoranti, quindi fuori questi personaggi. Però queste persone hanno avuto, nelle relazioni medico-legali, è la mamma responsabile. Tu mamma è quella.
noi non c'entriamo niente, sapevate che era un vaccino facoltativo non obbligatorio, la legge si riferisce soltanto ai vaccini obbligatori. Ma cosa succede oggi nella cattiva informazione? Nelle ASL, qui non parliamo della Puglia soltanto, ma parliamo dell'Italia, Italia, come qualcuno sa da dire, che ha cambiato anche bandiera, cosa succede? Che costantemente per motivi economici, di profitto, si somministrano vaccini, non quelli obbligatori, che sono spacciati come tali, ma vaccini che sono delle bombe immunologiche forti, i cosiddetti esavalente. L'informazione per noi è molto importante. Se la legge dice che un soggetto, un bambino, deve essere vaccinato secondo un calendario, va bene, rispettiamo la legge. Che riguarda la vaccinazione antipatite, B, va bene, l'antidifterico tetano e l'antipolio SARS, un vaccino con virus morto. Per quale motivo mi devi fare 6 vaccini combinati in una sola fiala? Che poi diventa una bomba immunitaria fortissima e una bomba con l'orologeria. Facendo firmare il consenso al tuo genitore, però nessuno vede quanto costa ai nuovi contribuenti. Andiamo nell'ottica economica, lo schiavo, nell'ottica economica. Quella più